Pietro Verri è il prototipo dell'intellettuale pubblico, cioè di un uomo o di una donna che, oltre a studiare e a scrivere per gli studiosi e gli specialisti di un dato ramo, partecipa alla vita civile, collaborando con i giornali o impegnandosi in prima persona nel governo della città o della nazione. Nato da una famiglia aristocratica milanese, Pietro Verri mette a disposizione il suo palazzo per le riunioni dell'Accademia dei Pugni. L'Accademia riunisce gli intellettuali più brillanti dell'illuminismo lombardo. Assieme a questi fonda il Caffè. Sulla rivista Verri pubblica ben 37 articoli dedicati a vari argomenti, dall'economia alla giurisprudenza, dalla lingua alla normativa fiscale. Negli anni della maturità egli metterà queste riflessioni al servizio della sua città, occupando le più alte cariche dell'amministrazione milanese. Nel 1768 pubblica le Osservazioni sulla tortura, un pamphlet, ossia un breve scritto di carattere polemico. Esso è dedicato alla ricostruzione di un famoso processo tenutosi a Milano nel 1630, ai tempi della peste. Il processo vide imputato un certo Guglielmo Piazza, accusato di aver diffuso la peste a Milano attraverso unguenti benefici.